Cioè, fatemi capire, ogni sabato avete una novità su Lukaku. Ogni sabato, due sabati fa, c'è stato il primo avvicinamento della Juve. Sabato scorso, Lukaku gustava l'Inter e la Juventus era in pole position per Lukaku. Adesso Lukaku torna in ginocchio dall'Inter perché ci ha ripensato, si è reso conto di aver sbagliato, ma l'Inter non ne vuole sapere. Cioè, ogni sabato esce la notizia di Lukaku. Io capisco che voi non vendiate i giornali e dovete inventarvene una ogni sabato. Davvero voi pensate che noi abbiamo l'anello al naso? Davvero credete che siamo stupidi e crediamo a tutte le baggianate che voi scrivete giorno dopo giorno? Ma perché sembra che ci prendiate in giro arrivate a questo punto? Io penso che sia chiaro ed evidente che la Juventus non prenderà Lukaku e che l'Inter non ha i soldi per prendere Lukaku, ma non lo potete scrivere direttamente senza prendere per il culo la gente, perché non siamo nel 1950 in cui la gente è ingenua e non capisce. Ormai siamo arrivati a un punto in cui le persone capiscono le dinamiche di come funziona un giornale e del fatto che voi dobbiate scrivere delle cagate anche quando non ci sono notizie vere e proprie. E poi tutto sto racconto mediatico di Lukaku che va, che viene, dell'Inter che non lo perdona, cioè è ridicolo. L'Inter non ha i soldi per prendere Lukaku, lo dovete dire chiaro e tondo. L'Inter non ha i soldi per pagare il cartellino di Lukaku al Chelsea. L'Inter non ha neanche i soldi per dargli l'ingaggio. L'Inter cerca i giocatori svincolati sul mercato perché non può fare altrimenti. Dovete dirlo chiaro e tondo, altrimenti questa non è informazione, è presa per i fondelli. E voi non siete giornalisti iscritti all'albo, ma siete dei giornalai che cercano like e consensi, cercano di fare clickbait con delle cretinate senza se, senza ma e senza senso. E le persone non sono stupide e noi siamo stanchi, quindi vedete di finirlo, perché non ci crede più nessuno. Ragazzi, lasciamo un like a questo video, iscriviamoci al canale, azioniamo anche la campanella delle notifiche, prendiamo per il culo questi giornalai e fino alla fine, contro tutto e tutti. Forza Juventus e buon sabato a tutti.